Regina e Portogruaro di fronte per la prima volta nella storia. L'occasione per proporsi come vice Novara è irripetibile e la regina non vuole perderla. Bomber Bonazzoli non ce la fa ed Azzori butta nella mischia Zizzari. Con il 3-5-2 i padroni di casa riescono ad avere una buona supremazia territoriale, lasciando al 4-3-1-2 degli ospiti solo la possibilità di agire di rimessa. Ma la prima vera occasione per i calabresi arriva solo al 15°. Campagnacci non colpisce con la necessaria precisione. Il Portogruaro risponde con Espinal e Puggioni mette in angolo. Altri 5 minuti e la regina torna pericolosa con Missiroli. Al 40° Zizzari cerca la sorpresa ma manca di precisione. Nella ripresa Amaranto subito avanti, al terzo Rizzato manca di poco il bersaglio. Il Granillo incita a gran voce ma il gioco offensivo degli Amaranto risulta confuso ed impreciso. Al 25° in contropiede ancora Zizzari si libera bene ma calcia debolmente e al 40° la regina rischia la beffa e il neoentrato Bocalon fallisce l'unica vera occasione degli ospiti. Il forcing dei ragazzi di Azzori viene premiato all'88° con Missiroli, bravo a sfruttare l'assist aereo di Colombo. Finisce 1-0 con 4 minuti di recupero. Migliore in campo Capitan Missiroli, a lui il merito di aver acceso la luce in una partita grigia. Crotone senza Cutolo, Viviani, Napoli e Crescenzi, nel Pescara fuori causa Petterini, Gessi e Ganci. Partenza interessante degli ospiti, sinistro di Sansovini che però si perde a lato della porta di Concetti. 6 minuti dopo, punizione da posizione invitante di Russotto, palla dell'ex di Napoli e Treviso che termina a lato, percussione del Crotone. Lancio di Ledesma, non si intendono Livi e Mazzotta, pallone che finisce a Russotto e poi c'è il suo cross deviato, Cicca, Beati, poi l'inserimento di Galardo, palla alta. Minuto numero 25, angolo di Russotto, Cabeccia prolunga sul palo lontano, Beati può colpire a botta sicura ma c'è una spinta di Zanon per Baratta, è tutto regolare tra le proteste dei rossoblù. Chiusura di tempo, Ariatti già ammonito, contrasta così come possiamo vedere Cabeccia, forse esagerato il secondo giallo per il pescarese, rosso comunque per il centrocampista. Il montaggio di Massimo Moscatelli ci porta alla ripresa, sale il Crotone. Capitan Galardo vede in area migliore la botta dell'esterno basso dei calabresi, Pinna si oppone. C'è tanta tensione in campo, ne fa le spese anche Di Francesco espulso per proteste, ma in 10 e senza allenatore ecco il sinistro violento di Bonanni deviato da Corria, Concetti battuto, secondo gol in stagione per Massimo Bonanni e gara chiusa. Possiamo uscire dalle immagini, il Crotone non vince da 5 giornate, c'è addirittura aria di crisi, tra l'altro oggi di ginestra inconcludente in avanti. Pescara cinico, bene la fase difensiva, migliore comunque in campo Russotto. A Crotone Pescara batte Crotone 1-0.